La rete del volontariato e della solidarietà ha vinto a Torre del Greco. Questa mattina nella sala consiliare di Palazzo Baronale la consegna di targhe alle associazioni e alle attività commerciali del territorio che si sono particolarmente distinte e prodigate per il supporto e l'assistenza alla collettività nei mesi difficili della pandemia. Nelle interviste di TV City le testimonianze di chi si è speso per gli altri senza riserve e la consapevolezza che facendo squadra si possono affrontare le difficoltà. È stato veramente un risultato eclatante, complimenti a loro, tra l'altro la sinergia, la rete come ha detto lei, veramente sono stati la nota sicuramente positiva in un periodo drammatico che abbiamo vissuto ed era doveroso e voluto dall'intero Consiglio Comunale dare un riconoscimento a queste persone che si sono spese senza risparmiarsi per 14 lunghi mesi. Noi comunque intendiamo agevolare una rete anche formale di queste associazioni perché possono poi dopo essere ancora di più, se possibile, presenti sul territorio così come hanno fatto nel passato, ancora di più, con l'ente al suo fianco, al loro fianco. Non poteva mancare un apporto dell'istituto di credito sotto vari aspetti. Il primo è quello che in questi casi, in un evento che ha cambiato le nostre vite, era fondamentale e necessario, cioè voglio dire, sostenere soprattutto quelle associazioni di volontariato che sono state ad avere tanto, che si sono impegnate nel aiutare quelli in difficoltà. E il secondo riguardava proprio la banca, cioè la parte economica, quello di voler sostenere le imprese in un momento in cui veramente sembrava tutto perduto. C'è una parte di banca che molto spesso non viene considerata, che è quella della responsabilità sociale, quella che un po' tutte le aziende dovrebbero avere. Questo è un tema al quale la Banca di Popolare come banca di territorio ci tiene in maniera particolare e quindi una serie di attività che abbiamo messo insieme, comprese quella della pandemia e soprattutto di quello che sarà il dopo pandemia. Abbiamo preso questo attestato, questo riconoscimento, noi lo accettiamo volentieri, proprio per fermare un momento in cui la banca stessa, che in qualche modo è stato un po' collettore delle richieste che c'erano sul territorio, ha visto una grande solidarietà, ha dimostrato che su questo territorio c'è una grande ricchezza fatta soprattutto di persone. E queste persone lasciano un grande messaggio di speranza per il futuro. Si vede ora la luce fuori dal tunnel? Io credo che molto dipenderà dalla campagna vaccinale, diciamocelo, insomma, quindi un invito anche a vaccinarsi a tutti quanti perché è fondamentale. Vince sempre il volontariato sul Torre del Greco e il volano di questa città. L'Unitalsi, come ha fatto da sempre, lavora sempre in silenzio. Difatti, dicevo, noi non volevamo essere presenti a questa manifestazione perché i conoscimenti più grossi non sono dati dal comune ma dalle persone che tuttora ci chiamano, che hanno ricevuto il nostro aiuto, la nostra vicinanza ed è bello sentire tuttora queste persone che ci chiamano per ringraziarci anche se non hanno più bisogno di noi. Che cosa le è rimasto nel cuore di quei mesi difficili? Potremmo scrivere libri, veramente abbiamo tantissimi episodi da raccontare. Gente che veramente non ha mai chiesto, gente che ci è stata segnalata, gente che piangeva, era chiusa in casa, non sapeva cosa fare, non sapeva come fare spesa e avevano anche vergogna di chiamarci. Lei prima diceva che il Comune non vi è stato vicino, ma non è una polemica. Non è assolutamente polemica, è un'osservazione. All'inizio della pandemia abbiamo chiamato al Comune per farci dare una mano, per farci dare delle indicazioni. Come diceva prima il sindaco, forse il Comune non era pronto, nessuno forse era preparato a quello che stava succedendo. E quando abbiamo chiesto una mano qualcuno ci ha risposto: dovete ringraziarci perché vi stiamo facendo fare. Quella è la cosa più pesante e più dura da digerire. Però nonostante le assenze in quel momento delle istituzioni siamo andati avanti e abbiamo potuto fare tante cose. Noi siamo presenti sul territorio da circa 50 anni. Noi operiamo sempre nel periodo specifico del Covid e della pandemia, ci siamo visti raddoppiare le forze nonostante l'età, ma perché gli altri ce l'hanno date, sia perché
molti, moltissimi bussavano alle nostre porte, e sia perché sentivamo veramente crescere in noi la necessità di farci sentire con forza vicino a queste persone in grave difficoltà. Abbiamo avuto tanti amici che ci hanno regalato le loro offerte senza che noi avessimo chiesto niente, e quelli sono stati i doni più belli. Abbiamo conservato, proprio per questo della pandemia, abbiamo dato circa 1000 pacchi alimentari e stiamo continuando a darli. Il cuore editore ci sta, che le famiglie ci stanno, e questo ci dà la forza di continuare. È stata un'esperienza unica, perché migliaia di persone bussavano alla porta, avevano necessità di cibo, piangevano, avevano bisogno, quindi è stata un'esperienza molto dura. Eravamo veramente tanti, nonostante ci fosse la paura del Covid, eravamo sempre 20-30 persone che lottavano per ricevere cibo e per portarlo in tutte le case. Siete scese in campo con coraggio, affrontando le paure e le difficoltà. Sì, con l'unione però di tanta gente, quindi con la solidarietà. Quando si è in tanti, niente fa più paura. La mia associazione è un'associazione dedicata a mio figlio, quindi c'è lui con me che mi aiuta veramente a fare tutto.